Ok, buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questo webinar sui tre pilastri della ricchezza e per parlare anche dell'appuntamento con la ricchezza vera. Allora, grazie per essere qui e congratulazioni perché la vita è piena di distrazioni e di cose che richiedono il nostro tempo e la nostra attenzione, tanto che spesso finiamo addirittura per dimenticarci di noi stessi. E invece, essendo qui in sala stasera, avete già dimostrato di saper mettere voi stessi al primo posto e tutto il resto dopo. Io mi presento rapidamente, visto che ci sono moltissimi studenti qui in sala, però ci sono anche dei volti nuovi, quindi preferisco presentarmi per chi non mi conosce, anche per chi ascolterà le registrazioni. E il mio nome è Giuseppe Scaffarelli, sono un autore e un ricercatore con il focus sui rapporti tra ricchezza e spiritualità. Dai miei studi è nato il percorso di ricchezza vera, che è il percorso di consapevolezza verso la ricchezza. Dopo questo mio primo intervento passeremo la linea ad Anna Maria Ghinet, l'ideatrice del coaching energetico e della riprogrammazione energetica del punto zero, la quale ci farà sperimentare proprio una riprogrammazione energetica del punto zero in diretta, con la quale andremo ad integrare a livello profondo quello che diremo a livello teorico. In realtà già dalle mie parole ci sarà una piccola trasformazione, diciamo, positiva in chi ascolta. Con la riprogrammazione energetica poi andremo proprio a integrare al massimo tutto questo. E sarà una cosa molto positiva perché andiamo a integrare i tre pilastri della ricchezza, che vi svelerò tra poco quali sono. Prima di iniziare ho solo una richiesta da farvi nell'interesse di tutto. Non so se lo conoscete, il cono dell'apprendimento, comunque sono degli studi che hanno fatto sull'apprendimento. E il risultato di questi studi dice che la nostra mente trattiene il 10% di ciò che leggiamo, il 20% di ciò che udiamo, il 20% di ciò che vediamo, il 50% di qualcosa che vediamo e udiamo contemporaneamente e il 70% di ciò che diciamo. E poi indovinate un pochino, il 90% di ciò che facciamo. Quindi se facciamo qualcosa, la memorizziamo al 90%. Questo che cosa significa da un punto di vista pratico per noi stasera? Significa che se vi interessa trattenere il 90% delle informazioni che ci diremo stasera, allora dovete fare, ossia dovete partecipare attivamente alla conferenza. Per partecipare attivamente si intende che se io vi chiedo di fare un'azione, voi la fate, non la pensate soltanto. Se vi chiedo di alzarvi in piedi, per esempio, lo fate, e se vi chiedo di scrivere qualcosa in chat, lo fate, eccetera, eccetera. Ok? È chiaro? Siete d'accordo che è nel vostro interesse partecipare attivamente? Wow, già ecco, dopo questa premessa vedo che siete molto più veloci nelle risposte. Bravissimo Nicola che è stato il primo e bravissimi tutti gli altri. Cla, Salvatore. Vabbè, ma Salvatore ormai è un veteranissimo. Bravissimi tutti, ok. Vedo che intanto in sala cresciamo sempre più di numero man mano che passano i minuti. Ci tenevo che fosse un webinar riservato a pochi intimi, per questo ho scelto un orario abbastanza inusuale. Normalmente noi alle 21 facciamo i webinar, stavolta l'abbiamo fatto alle 18, perché volevo anche un po' premiare tutti voi che siete più, diciamo, attenti quando arrivano le mail, leggete subito. Insomma, mi piaceva di farvi questo atto di preferenza, diciamo, fermo restando che voglio bene a tutti quanti i lettori, anche quelli che ascolteranno le registrazioni. Poi ci sono anche persone che, insomma, hanno i loro impegni lavorativi e le proprie cose, quindi, insomma, non è che voglio sfavorire nessuno. Ok, allora, bravissimi per la responsività sia alle mail sia qui in chat. Allora, io direi che possiamo iniziare questa sessione. In questa sessione, come promesso, vediamo quali sono i tre pilastri fondamentali della ricchezza, ovvero vediamo qual è l'unico modo che esiste per materializzare qualsiasi nostro desiderio. E ora ti faccio una domanda. Ti piacerebbe installare nel cervello un metodo che ti consente di creare tutto ciò che vuoi nella tua vita? Rispondetemi. Ok, grazie. E ora ti faccio un'altra domanda. Almeno una volta, ti sei mai sentito come se tu fossi l'unica persona al mondo che non è capace di fare tutti i soldi che vorrebbe? Cioè, una volta in cui hai visto gli altri che riuscivano ad avere tutto il successo che volevano nel lavoro e questo ti generava frustrazione perché quelle persone riescono a raggiungere il successo e tu dici perché io no? Vi è mai capitato di farvi domande come queste? A voglia! Tanto! Più di una volta! Ok. Non dico che sia sempre così perché chiaramente poi ci diamo anche delle risposte, poi magari certe domande non ce le facciamo costantemente, però almeno una volta è capitato a tutti noi. E non sarebbe fantastico se ci fosse un metodo, una semplice conoscenza che una volta installata nella nostra mente ci consente di creare tutto ciò che vogliamo nella nostra vita?
Fantastico, ok. Sarebbe fantastico. Ok, grazie a tutti. Beh, tutte queste domande me le sono fatte anche io, mentre preparavo la mia tesi di laurea, quindi pensate un po' quanti anni fa, ormai ne sono passati più di 15 anni. Mentre preparavo la mia tesi di laurea, nella mia famiglia abbiamo vissuto un patatrac finanziario da mille e una notte. Mia madre perse tutte le proprietà immobiliari che aveva in un colpo solo e mio padre, quasi contemporaneamente, perse l'azienda di famiglia che andò in fallimento. All'epoca non avevo una grandissima consapevolezza del funzionamento della vita, avevo solo 25 anni e non immaginavo neanche lontanamente che la realtà fosse una mia creazione. Quindi, diciamo, vivevo in modo abbastanza inconsapevole e vivevo quella realtà, diciamo, che ai miei occhi era molto negativa, con grandissima frustrazione, perché vedevo soltanto che il mio tenore di vita si era ridotto drasticamente, da che potevo permettermi qualsiasi cosa e qualunque viaggio, da un giorno all'altro non potevo più permettermi niente. Non avevamo i soldi per pagare le bollette, non avevamo i soldi per pagare l'affitto, e per fortuna la casa era di proprietà dei miei nonni, per cui ci potevamo permettere di non pagarlo. E a un certo punto non potevamo neanche permetterci soldi per mangiare. E tutto avvenne in modo abbastanza repentino. Un giorno presi coscienza del fatto che non avevamo nemmeno i soldi per mangiare perché mi ritrovai nella salumeria sotto casa e stavo scegliendo il barattolo di tonno da comprare. E mentre sceglievo il barattolo in mano tra le diverse marche, mi resi conto di una cosa che per me, che ero abituato a vivere nell'agiatezza, mi fece proprio raggelare il sangue. Stavo scegliendo la scatoletta di tonno che costava di meno, non quella che mi piaceva di più o che ritenevo migliore. E quindi ricordo quel momento quasi come se fosse stata un'illuminazione. In pratica, fino a quel momento era come se non mi fossi ancora reso conto della situazione, anche se mi ci trovavo in quello stato da mesi. E allora, in quel momento preciso, presi coscienza della gravità della cosa e dissi a me stesso: adesso basta, sono stanco di tutto questo, da questo momento imparerò a diventare ricco e poi insegnerò a tutti gli altri a fare la stessa cosa. E da quel momento qualcosa iniziò a cambiare. Poche settimane dopo degli amici mi suggerirono alcune letture, io iniziai a scoprire tutte quelle cose che poi ho riportato negli ebook dei primi passi verso la ricchezza vera, iniziai a fare delle pratiche che per me erano del tutto nuove, come per esempio meditazioni, visualizzazioni, accendere candeline, ripetizioni di affermazioni, eccetera, eccetera. La mia situazione finanziaria cambiò? Beh, diciamo che non poteva peggiorare, questo è poco sicuro. Campavamo con 500 euro al mese, io e mia madre, e passai ad incassare ogni mese circa 15 volte un normale stipendio impiegatizio, grazie a un grosso cliente che mi pagava per le mie prestazioni professionali. E all'epoca non ero ancora avvocato, insomma, ancora ero praticante, e iniziai a scrivere quelli che poi sono diventati gli ebook di ricchezza vera diversi anni dopo. Quindi diciamo che feci proprio un salto quantico dal punto di vista finanziario enorme. Ma qual era quella grande conoscenza che mi consentì di fare quel salto enorme dal punto di vista finanziario? Ripeto, incassavo all'epoca circa 15 volte un normale stipendio di un impiegato, quindi rispetto ai 500 euro al mese a cui sono stato abituato per un anno circa, la conoscenza che mi ha consentito di fare questo grande salto è stata la conoscenza dei tre pilastri della ricchezza, che ora vorrei trasmettere anche a voi, ma solo se lo volete. Volete ricevere anche voi questa conoscenza che mi fece fare il salto quantico finanziario? Non vi vedo molto convinti. Siete sicurissimi che la volete conoscere? Sicuro, sicuro? Viamo. Mi fate divertire un sacco. Ok, mi avete convinto allora. Allora vediamo insieme quali sono questi benedetti tre pilastri. E come possiamo aiutarci a materializzare i nostri desideri? Ditemi prima una cosa, ma voi ci credete che esista una semplice conoscenza che può farvi materializzare tutti i vostri desideri? Cioè, credete che sia possibile? Bravi per la sincerità, perché vedo molti che dicono sì, ma anche qualcuno dice no. Bravo, Salvatore l'ha sperimentato. Vabbè, ma voi siete corsisti, quindi non... cioè, avete fatto la scuola di coaching, non fate testo. Vi chiedo se pensate che sia possibile, perché è importante che almeno mentalmente ci apriamo a questa possibilità. E mi spiego. Se credo che una cosa sia possibile, permetto che accada. Se penso che qualcosa sia impossibile, impedisco che questa cosa possa succedere.
E allora aiutiamo la nostra mente scrivendo qui in chat: io credo che è possibile. Bravissimi, bravissimi. Ok, se ci sono resistenze inconsce non le abbiamo risolte, ma almeno abbiamo comunicato al nostro inconscio che una parte di noi ci crede e che quindi dà il permesso che ciò possa accadere, ossia che possiamo riconoscere nelle parole che seguiranno adesso tutta la loro essenza di strumenti creativi da utilizzare nella nostra vita, facendo solo esperienze piacevoli e positive. Ok, allora vediamo quali sono questi tre pilastri. I tre pilastri fondamentali per la costruzione della ricchezza, intesa sia come ricchezza spirituale che materiale, sono le azioni energetico-spirituali, le azioni psicologiche e le azioni di tipo fisico. Se nella nostra vita abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo, allora abbiamo bisogno di allineare tutti e tre questi livelli. Se siamo allineati a questi tre livelli, energetico, mentale e fisico, allora possiamo generare qualunque cosa. Per esempio, se il mio obiettivo è guadagnare 1 milione di euro, allora devo prima di tutto chiedermi: ho dei blocchi energetici riguardo il guadagnare 1 milione di euro? No, non ne ho, perché ho lavorato in questi anni su tutto il mio karma, ho lasciato andare tutta la mia rabbia e le altre emozioni negative sui soldi, ho attivato il mio DNA multidimensionale, ho attivato il DNA della ricchezza e mi sono riprogrammato energeticamente per ricevere 1 milione di euro. Quindi energeticamente sto a posto. Bene. E a livello fisico? Ce l'hai una fonte di denaro? Sì, faccio trading, oppure sì, ho un'azienda con cui ho già fatto 100.000 euro l'anno scorso, quindi una fonte di denaro ce l'ho. Bene. A livello mentale, sei pronto a incassare 1 milione? A livello mentale non ho resistenze mentali, ho lavorato per anni a riprogrammare tutte le mie credenze sul denaro e quindi anche sotto l'aspetto mentale sono a posto. Ma ci credi che sia possibile? Ah no, non credo che sia possibile. Allora niente milione, mi dispiace. Ok, quindi questo era solo un esempio per vedere come, quali sono le cose da fare ogni volta che abbiamo un obiettivo. Quindi ci dobbiamo chiedere: a livello energetico sono allineato e tutto predisposto positivamente per questo mio obiettivo? Sì, no. A livello fisico ce l'ho un qualcosa che fisicamente, un acquedotto che può portarmi dell'acqua? Ce l'ho un'attività che mi può consentire anche un guadagno come quello che voglio fare? Un guadagno, perché sto parlando dell'esempio di 1 milione, ma insomma parlo di qualunque desiderio. E poi a livello mentale, credo che sia possibile, mi sento meritevole del guadagno di questo milione. Insomma, ci sono una serie di domande da farsi anche sul piano mentale riguardo tutti quanti i programmi sul denaro, sulla ricchezza, sull'essere ricchi, eccetera, eccetera. E quindi dall'aspetto pratico ci si potrebbe chiedere: ma va bene meditare e visualizzare i tuoi desideri, come per esempio insegna The Secret? Va bene se mi metto là e visualizzo per esempio la villa oppure la macchina oppure tutto il resto appresso? Va benissimo, ma poi bisogna anche stare attenti ai programmi inconsci limitanti. E poi se non ci sono azioni di tipo pratico, tipo creare o vendere qualcosa, allora non arriva la ricchezza, anche se abbiamo meditato e visualizzato per anni interi. E poi va bene per esempio fare l'autoipnosi per cambiarsi le credenze limitanti sul denaro? Va benissimo farsi l'autoipnosi, ma se poi ci sono dei blocchi energetici, se non ci sono azioni pratiche, anche in questo caso l'autoipnosi da sola non basta. Peraltro di autoipnosi abbiamo parlato proprio nell'ultimo corso della scuola di coaching energetico che c'è stata il mese scorso. Va bene, poi per esempio va bene farsi un mazzo così sul lavoro per diventare ricchi, quindi molte persone pensano per diventare ricchi c'è solo una strada, farsi un culo così e andare dritto. Forse può essere che vada bene, se hai la credenza che sia necessario farsi un mazzo così, e quindi se hai questa credenza potrebbe aiutarti a farlo, ma senza trasformarti i programmi limitanti inconsci sulla ricchezza, senza rimuovere i blocchi energetici sul denaro, senza agevolare il flusso con delle tecniche di manifestazione consapevole, fatta con le necessarie precauzioni, allora anche questa volta potremmo rimanere nella ruota del criceto, cioè che corriamo sempre dietro i soldi e rimaniamo sempre allo stesso posto. Cioè c'è questa credenza per cui bisogna fare, cioè la mente tendenzialmente tende a illuderci di questa cosa, cioè che se noi facciamo un sacco di cose, se noi facciamo, allora otteniamo quello che vogliamo avere. Quindi la strada è il fare.
In realtà il fare è una parte della strada, non è tutto, perché se noi a livello mentale siamo convinti che dobbiamo andare in una direzione, ma a livello inconscio, a livello energetico, abbiamo delle credenze o delle energie che ci portano da tutta un'altra parte, magari noi stiamo facendo qualcosa, magari noi stiamo navigando, ma stiamo navigando nella direzione sbagliata. Magari ci facciamo un mazzo così andando in una direzione che è proprio quella lì opposta a quella che magari è la nostra missione dell'anima oppure quello che l'anima vuole da noi. E quindi cosa farà la nostra anima? Ci impedirà di andare in quella direzione. Arrivato a un certo punto ci metterà talmente tanti paletti che noi non ce la faremo più ad andare avanti e saremo costretti a sederci e a dire: Dio mio, che sta succedendo? Perché gira tutto storto? Che cosa devo fare? Ok? Quindi a quel punto è il momento in genere in cui una persona poi smette di fare e si guarda dentro e inizia il percorso spirituale, perché tendenzialmente la mente eviterebbe sempre di fare il percorso spirituale finché proprio non è costretta, almeno nella maggioranza dei casi, o nel mio caso è stato così. E quando tutto diventa troppo brutto fuori, allora ci si guarda un pochino dentro e si dice: ok, ma se io sto facendo tutto sto casino e non riesco a cavare un ragno dal buco, perché? Perché avviene questo? E quindi, come in tutte le cose della vita, anche per avere una manifestazione consapevole, bisogna procedere in grande equilibrio tra azioni energetiche, quindi azioni spirituali, lo spirito, azioni psicologiche, la mente, e azioni fisiche, il corpo. Quindi ci vuole un allineamento tra spirito, mente e corpo. Senza questa sinergia tra queste tre parti che, diciamo, sono le nostre parti essenziali, non si crea la ricchezza vera. E quando dico la ricchezza vera intendo una vita in cui noi siamo i creatori consapevoli della nostra vita. E se siamo creatori consapevoli della nostra vita, lo siamo anche sicuramente del nostro destino finanziario. Perché diciamo che c'è questa credenza per cui c'è una cosa come il destino, che è una cosa più grande di noi, che determina la nostra vita, no? Questa è molto diffusa come credenza. In realtà noi siamo più grandi del destino. Abbiamo il potere di poterlo modificare. Noi abbiamo tutto il potere di poter modificare il destino, ma anche qui la prima cosa da fare, non l'unica, ma la prima cosa da fare è iniziare a comprendere che è possibile modificare il destino. Finché noi crediamo che qualcosa sia impossibile, allora ce la precludiamo. Ora, non sto dicendo che è vero che è possibile o è vero che è impossibile. Tutte le credenze come questa che, quando dico è vero o non è vero qualcosa, è una credenza. Tutte le credenze, per definizione, non sono né vere né false. Tutto quello che noi pensiamo con la nostra mente è vera per noi. Tutto ciò che noi riteniamo che sia vero e possibile lo è. Ma ciò non comporta il fatto che noi possiamo cambiare ciò che riteniamo vero e ciò che riteniamo non vero. Ok? Quindi, sinergia tra spirito, mente e corpo. Sì, si può anche ottenere tanto denaro senza questa sinergia, ma il denaro ottenuto con l'ego, quindi per esempio quando dico il denaro ottenuto con l'ego intendo proprio quell'esempio di prima, quando io vado in una direzione perché la mia mente è convinta che quella sia la direzione giusta, diciamo senza ascoltare poi le parti più profonde, no? E quindi è il mio ego che mi spinge, non il mio spirito. Quindi io posso anche fare tantissimi soldi, ma un denaro che ha un prezzo molto alto. E il 99% dei casi ci costa proprio la nostra felicità. Perché fare denaro con un'attività che non ci rende felici è qualcosa che presto o tardi ci porta a esaurire le nostre energie. Perché le energie dalle quali attingiamo sono limitate. L'energia dell'ego è limitata. L'energia dello spirito no. E quindi a quel punto ci sarebbe da chiedersi se quello che vuoi veramente sono i soldi o è una vita felice, armoniosa, equilibrata e piena di amore. Ok? L'allineamento è la cosa che poi genera la ricchezza. Quindi noi andiamo ad allineare i tre pilastri per ottenere questo allineamento che è uno stato dell'essere che ci porta ad essere dei creatori istantanei, no? Cioè, quindi quando siamo già preparati a livello energetico, mentale e fisico, veramente il passo per la realizzazione poi è molto breve. Voglio fare un esempio perché può sembrare tanta teoria, però poi, insomma, dal punto di vista pratico, se non c'è un esempio potrebbe sembrare roba campata in aria. Sono stato a contatto con Anna Maria che fa coaching con tante persone da tanti anni e
E ho notato che dal punto di vista finanziario le persone che ottengono i migliori risultati sono quelle che già prima avevano delle attività che gli davano la possibilità di fare questi grossi incassi. Quindi, per esempio, ricordo che c'era un trader, diciamo, che aveva dei normali alti e bassi come tutti quanti i trader, cioè uno che gioca in borsa. Dopo aver fatto dei lavori energetici sull'aspetto finanziario, notava dei picchi esagerati di aumenti di incassi. Perché questo avveniva? Perché lui già sul piano fisico aveva il suo acquedotto, quello che prima chiamavo acquedotto, no? Quindi la fonte di denaro. E poi, quando a livello energetico e psicologico-mentale, che sono gli aspetti che poi vengono trattati durante una sessione di coaching energetico, quando anche quelli venivano allineati verso il suo obiettivo, allora si ottenevano subito, immediatamente, dei grandi risultati. Infatti, mi ricordo che era molto soddisfatto questo coaching. E così, questo è un esempio, ma ne ho visti tanti, anche tra i corsisti oppure tra gli studenti della scuola di coaching ci sono stati tanti casi in cui persone hanno ottenuto dal punto di vista finanziario immediatamente, anzi dopo ve ne dico un altro paio di casi più specifici perché è molto interessante vedere anche dei casi concreti, anche perché così trasmettiamo alla mente che è possibile. Io potrei farvi anche i nomi e cognomi, però per una questione di privacy preferisco di no, però tutti quanti i presenti, che poi ne vedo anche diversi qui in sala che erano presenti e sanno quello che è avvenuto, ci daranno magari conferma in chat, così perché è importante sempre una conferma in più per la mente. Comunque, qualunque sia il nostro sogno, noi possiamo realizzarlo se lavoriamo su tutti e tre i pilastri. Se ne manca uno, un tavolo non si regge con due sole gambe, quindi dovremmo andare ad equilibrare anche la terza gamba. Ripensate al vostro sogno e al vostro obiettivo. E pensate un attimo, se tutte e tre le vostre gambe sono allineate, qual è la gamba sulla quale potreste lavorare adesso? Per esempio, desiderate fortemente qualcosa e quindi ci siete con la mente, ma poi il vostro inconscio è allineato? A livello fisico avete già gli strumenti e le conoscenze necessarie? Io, per esempio, se io voglio guadagnare 1 milione di euro, io la prima cosa che devo fare è diventare una persona che guadagna 1 milione di euro. Quindi il mio obiettivo non deve essere il milione di euro, deve essere diventare quella persona. E quella persona che incassa 1 milione di euro, che competenze ha? Io ce le ho quelle competenze? Sì, no. Se mi mancano, dove le posso trovare? Ok, quindi per esempio, io ho un'azienda, ho dei dipendenti, ma non ho la più pallida idea di come si programma, su come si fa una programmazione, su come si gestiscono le risorse umane, e quindi mi manca questo, che sicuramente un milionario invece sa fare benissimo. E quindi qual è un corso che posso studiare? Quindi anche la conoscenza è un aspetto molto importante. La conoscenza attiene all'aspetto mentale, ok? Quindi vi sto facendo degli esempi anche un po' più pratici per far comprendere meglio questa cosa. Quindi guardate il vostro sogno e chiedetevi su quale di queste tre gambe posso lavorare adesso, a livello energetico, psicologico o fisico. Scrivetemi qui in chat se vi è venuto in mente qualcosa, qualche illuminazione, qualche pensiero utile riguardo il vostro sogno. Ok, Chris ti fa una domanda molto attinente. Allora, questa è una domanda che devi fare tu a te stessa. Tu devi sapere, Cristi, che hai una specie di Google all'interno del cervello. Se tu usi il Google del cervello di qualcun altro, otterrai delle risposte che non sono quelle che fanno per te. Quindi io ora ti potrei dire facilmente dove trovare informazioni per guadagnare 1 milione di euro nella tua attività, secondo i miei parametri. Ma poiché l'attività è la tua, e poiché il Google interiore ce l'hai anche tu, devi imparare ad usarlo, quindi non devi darti la risposta. Fatti la domanda. Stasera, quando vai a dormire, fatti una bella domanda. Allora, innanzitutto ti scrivi una lista di informazioni che ti servono e poi ti domandi: dov'è che posso trovare queste informazioni? E te lo domandi tutte le sere e tutte le mattine. Ti faccio vedere che massimo entro una settimana, ma mi sono preso tanto tempo, già dopo 1 o 2 giorni massimo ti arriva la risposta. Devi stare soltanto con le antenne drizzate a vedere la risposta. Vatti a fare una passeggiata in libreria e ti faccio vedere che ti arriva. Oppure ti arriverà un'email e ti illumina. Oppure ti arriva un messaggio pubblicitario su un pullman e ti illumina, capito? Ok. Salvatore sul fisico sta lavorando, tu ti occupi di internet marketing, quindi lo strumento ce l'hai già, Salvatore. Quindi tu, diciamo, stai un pochino ripercorrendo anche quelli che sono stati i miei passi e secondo me, presto o tardi, anche sul piano fisico sei sistemato. Quindi stai senza pensieri.
Ok, approfondire lo studio quindi mentale, lavoro energetico, avere successo con la mia passione e bravura musicista. Ok, sì, anche Sandro diceva prima il talento, no? È giusto quello che dici. Infatti, per esempio, se tu sei un bravo musicista e invece fai il contabile in un'azienda, faccio un esempio, mi sto inventando, e quello è un modo per sì, sfamarti e a fine mese tenere lo stipendio, però magari un lavoro che non fa sprizzare di gioia la tua anima, per cui va bene alimentare di pari passo anche la tua vena artistica, che magari è quella che più ti porterà a lungo andare verso una vita felice. Ok, siete d'accordo comunque con il fatto che questo concetto vi porta un sacco di chiarezza per quando dovrete manifestare un qualsiasi vostro sogno? Cioè, se prima avevate degli obiettivi, adesso ce l'avete molto più chiaro qual è la cosa che vi mancava per poterli raggiungere? Non so se mi sono spiegato con questa domanda. Ok, quindi questo semplice concetto è molto importante per voi, perché se a voi manca l'acquedotto, come sto leggendo per esempio che mi scrive Fabio, allora dovete lavorare sull'acquedotto. Se a qualcun altro invece l'acquedotto ce l'ha, ma vede che non funziona come vorrebbe, allora deve andare a vedere se a livello mentale ci sono delle resistenze o a livello energetico. Oppure ancora, per esempio, ci sono persone profondamente spirituali che sanno andare, per esempio, in stati profondi di coscienza con la meditazione, che hanno fatto anni di pratiche, eccetera, eccetera, e magari stanno senza una lira e soffrono per questa condizione e magari si raccontano pure, no, no, ma io non sto bene, non li voglio i soldi. E si raccontano. E in quel caso anche loro, anche questo tipo di persone, dovrebbero farsi un po' un'analisi e dire onestamente: ma questa è la vita che voglio? Se sì, va bene. Ma se no e voglio qualcosa di più, dov'è che posso lavorare? Su quale delle tre gambe di questo tavolo? L'aspetto fisico? Non dico finanziario, comunque incluso nel fisico. Oppure sull'aspetto energetico, magari c'è qualche cosa da sciogliere, magari non ho fatto le giuste attivazioni dentro di me, magari c'è qualche energia che devo attivare dentro di me, o dal punto di vista psicologico, o dal punto di vista delle competenze, magari il mio sogno è quello di gestire un'azienda e non ne ho le competenze. Queste sono domande che sono chiaramente diverse per ognuno di voi, però insomma spero che queste riflessioni vi stiano aiutando a fare chiarezza. Comunque, una cosa è certa che questa è la strada e vi risuona tutto questo perché dentro di voi c'è una parte che sa che è così, che sentite risonanza. Sì, chiaramente quando fai qualcosa che è allineato alla tua missione dell'anima è tanto di guadagnato, non vai controvento, insomma, controcorrente. Sandro dice che le basi di tutto, prima cosa, è la serenità. Sì, la serenità è una cosa molto importante e diciamo che possiamo farla rientrare nell'aspetto energetico o nell'aspetto sì, più energetico che psicologico, però comunque rientra nel discorso, è una parte di questi pilastri. Cristi, tutti abbiamo delle resistenze. Roberta, se ci sono tutte e tre, semplicemente vai e manifesta il tuo sogno, nel senso non c'è niente che ti impedisce di raggiungerlo. E se mentre mi ascolti pensi, eh sì, vabbè, però. Quel sì, vabbè, però è il pilastro sul quale lavorare. Non so se mi sono spiegato. Resistenze mentali energetiche, energia, fortuna e preparazione. Ok, per quanto riguarda la fortuna, è una cosa che è un concetto simile a quello del destino, eh? Cioè, diciamo che la fortuna è figlia delle nostre credenze. Ok, Carlita, non ti preoccupare, tutti abbiamo delle resistenze molto profonde. Tu già ti sei iscritta all'appuntamento con la ricchezza vera e noi il secondo giorno dell'appuntamento abbiamo processato più di 100 programmi sul denaro, sulla ricchezza e sui ricchi, ma arrivammo quasi a 200. E quindi non ti preoccupare che moltissime di queste resistenze le risolviamo. L'autostima e l'amore per noi stessi, bravissimo Salvatore. Però qui sempre siamo, ecco, tutte queste cose che stai dicendo sono giustissime, e rientrano sempre nei pilastri o energetici o mentali. Sì, assolutamente confermo che l'autostima e l'amore per se stessi sono un cuore pulsante fondamentale. Acquisire nuove competenze importantissime sul piano fisico, poi devi trovare come far fruttare, come monetizzare queste tue competenze. Quindi devi trovarlo tu, il metodo migliore per te. Ok? Carlo, hai le energie sotto il limite della riserva. La bella notizia è che le tue energie dipendono dai tuoi pensieri.
puoi fare tanto per aumentare la tua energia. Per esempio, già se ti ascolti quell'audio che hai ricevuto in regalo, vicino al video numero 1, se vai a vedere a rivedere le mail che hai ricevuto in questi giorni, c'è sicuramente un audio quadriliminale che porta sulla vibrazione della gioia, quindi quello sicuramente ti porta su una vibrazione molto alta. Ok? Quindi ascoltalo e ascoltalo per almeno 21 giorni. Si dice che la serenità viene dopo che hai tutte le conoscenze. In realtà non credo che le cose siano molto collegate, sai, uno può essere sereno anche subito e le conoscenze farsele piano piano. La resilienza. Bravo Sandro, l'importante è che il subconscio vada nella direzione del conscio. Va bene. Una volta mi hanno regalato un biglietto per la spa e mi sentivo un po' a disagio per godere di questo momento di lusso. Noi abbiamo fatto il Master Leadership Energetica Finanziaria Avanzato, durante il quale abbiamo fatto 18 sessioni, più le 8 del Master Leadership Energetica Finanziaria, 18 sessioni che erano tutte quante su diversi aspetti della ricchezza. Ce n'è stata una che era sul ricevere denaro e un'altra che era sul lusso, sul sintonizzarsi sulla frequenza del lusso e accettarla. E il lusso è un'altra energia sulla quale bisognerebbe lavorare, sì, te lo confermo, Cristian. C'è tanto da fare, non ti preoccupare. È bello godersi la vita durante le trasformazioni, non pensare la mia vita sarà bella solo dopo le trasformazioni. Iniziamocela a godere già così com'è, senza magari avvilirci perché scopriamo che c'è tanto da lavorare. Bisogna solo gioire quando scopriamo che ci sono cose da fare. Ok? Perché finché c'è movimento c'è vita. Ok, infatti Salvatore conferma che la credenza sul lusso ci siamo passati tutti. E infatti subito dopo, questo me lo possono confermare i ragazzi della scuola di coaching energetico, subito dopo che facemmo l'esperienza del lusso, siamo andati a Bali con la scuola di coaching energetico ed eravamo una decina di noi che facemmo delle esperienze di lusso pazzesche, una villa mega galattica con una servitù meravigliosa che ci riveniva e serviva ogni attimo per qualunque cosa. E poi tutto questo, diciamo, ha dei costi che qui insomma proprio quasi irrisori per noi europei, perché tutti quanti potrebbero permettersi di andare a Bali a vivere nel lusso, perché nessuno lo fa, o pochi, lo fanno soltanto quelle persone che sono allineate con la frequenza del lusso. Vabbè, ma questi sono altri lavori, un pochino che stiamo divagando, vorrei rimanere centrato sui pilastri della ricchezza. Ok, vediamo cosa c'entra tutto questo con l'appuntamento con la ricchezza. Quali di queste tre azioni facciamo all'appuntamento con la ricchezza vera, quindi tra le azioni di tipo psicologico, energetico e fisico. All'appuntamento con la ricchezza vera facciamo insieme le azioni del primo e del secondo tipo, ossia quelle spirituali, energetiche e psicologiche. Infatti, il primo giorno riattivi il DNA della ricchezza, che è un'azione di tipo energetico-spirituale. Attivare il DNA multidimensionale e il DNA della ricchezza è una cosa molto importante. Utilizziamo una piccolissima percentuale del nostro DNA, cioè la maggior parte del nostro DNA, che viene considerato dagli scienziati DNA spazzatura o DNA dormiente, che in realtà è proprio il DNA che è quello che ci consente di creare la realtà. Greg Braden sostiene che proprio il DNA è il proiettore della realtà. Quindi nel momento in cui andiamo a fare un lavoro sul DNA, noi andiamo a fare un lavoro proprio sulle lenti di quei proiettori che poi ci vanno a proiettare la realtà intorno a noi. Quindi noi viviamo all'interno di un ologramma tridimensionale che viene proiettato dal DNA. Quindi andare a lavorare sul DNA e sbloccare quella parte dormiente, il DNA multidimensionale, è una cosa molto molto potente. E quindi è chiaro che nel momento in cui le persone che adesso con il filone di The Secret, moltissime persone si sono messe lì a fare meditazioni e visualizzazioni e poi non hanno ottenuto proprio tutto quello che desideravano. Perché? Se hanno una Ferrari ma con la marmitta otturata, anche la Ferrari non parte. E quindi è come se attivando il DNA noi andassimo a sturare la marmitta di questa Ferrari e quindi possiamo accendere il motore. Ok? È come se proprio fisicamente ci fosse un blocco che andiamo a rimuovere e lo facciamo il primo giorno. Il secondo giorno trasformiamo i programmi automatici limitanti sulla ricchezza, di cui vi parlavo anche prima, ed è un'azione di tipo psicologico, perché i programmi mentali, che poi i programmi mentali sono tanti e sono determinanti nella creazione della realtà, però poi alla fine, come vedrete, non è che ci voglia proprio tantissimo a trasformarli. Noi addirittura prima facciamo un'esercitazione di estrazione. Sotto il video avete ricevuto
quel modulo lì da compilare con tutti quanti i programmi limitanti. Quando tutti quanti voi al corso avrete portato questi moduli compilati, noi andiamo insieme a trasformare un sacco di programmi, prima con una riprogrammazione energetica potentissima di Anna Maria e poi addirittura con uno sciamano andiamo a fare un secondo lavoro sempre su queste credenze con un rituale sciamanico notturno, un'esperienza molto bella. Poi al terzo giorno facciamo un'altra esperienza molto potente che è il contatto con la fonte della ricchezza vera. Questa è un'azione profondamente spirituale perché la fonte della ricchezza vera, normalmente le persone pensano che una fonte di ricchezza sia sempre una cosa esterna, no? Quindi per esempio c'è lo zio dal quale eredito i soldi e quindi quella è una fonte esterna di ricchezza. C'è l'azienda che mi paga e quindi è una fonte esterna di ricchezza. C'è il mercato col quale io guadagno facendo trading e quindi c'è una fonte di ricchezza. In realtà la vera fonte di ricchezza è dentro di noi e quello che manca quasi a tutte le persone, al 99% delle persone, è il contatto con questa fonte interiore. E infatti, come vi ho già detto anche nel terzo video, noi andiamo proprio a sfarare un contatto che farà sì che noi l'energia non dobbiamo più andarla a cercare all'esterno, ma la troviamo dentro. E quando noi la ricchezza vera ce l'abbiamo dentro, noi già ce l'abbiamo dentro, però dobbiamo trovare il contatto. Ma quando abbiamo il contatto dentro, il contatto poi nella realtà, presto o tardi, si manifesta anche fuori, perché fuori è uno specchio di dentro. Non so se avete mai sentito la frase biblica come in cielo, così in terra. Questo è il senso. Come è dentro il mondo, così è fuori. Ok? Poi, sempre il terzo giorno, quando l'energia è proprio al culmine massimo, quindi siamo a contatto con la nostra fonte di ricchezza interiore. Abbiamo sciolto tutti quanti i programmi limitanti il giorno prima e 2 giorni prima abbiamo fatto l'attivazione del DNA e quindi siamo super predisposti e il nostro lavoro energetico su noi stessi diventa 1000 volte più potente. A quel punto facciamo un'esercitazione generale di manifestazione consapevole, che è un po' un'azione tra lo psicologico e l'energetico, giusto per rientrare di nuovo tra i tre pilastri. E praticamente con questa manifestazione noi andiamo a generare quello che è il nostro sogno dal momento del corso, dell'appuntamento con la ricchezza vera, per i mesi a venire. E quindi può essere un sogno anche a lungo termine, dopo un anno, dopo 5 anni, però noi mettiamo le basi più solide, come se piantassimo un semone gigantesco dal quale nascerà un albero con delle solide radici. E quindi, come avrai notato, in alcuni casi non è neanche facile distinguere dove finisce la natura psicologica di un'azione e dove inizia la sua natura energetica. E come avrai notato, è molto probabile che tu non abbia mai praticato nella tua vita tutte queste azioni in questa sequenza e a questa distanza l'una dall'altro. È anche poi facilitato da persone che sanno gestire le energie. Per questo motivo io suggerisco a tutti chiaramente di partecipare. E a questo punto, ecco, giusto per completare anche quello che dicevamo prima, vorrei dire per chi è indicato l'appuntamento con la ricchezza vera, perché nella nostra esperienza, come vi ho già detto prima, ottiene più risultati e più immediati e eclatanti quelle persone che sono già sistemate con le azioni fisiche. Quindi, per esempio, se hai già una fonte di reddito, ma vedi che per qualche motivo, tra virgolette, inspiegabile, gli incassi fanno un po' l'altalena, no? Fanno come le onde che salgono e che scendono. E quindi per esempio le persone come il trader, il web marketer, il multilevel marketer di alto livello, gli investitori, gestori e proprietari di aziende, in questo caso, anche se mi rendo conto che l'investimento è irrisorio, rientri in queste categorie, ti suggerisco di iscriverti senza pensarci 2 volte, rientreresti dell'investimento di tempo e denaro in un battibaleno, cioè rientri dell'investimento con tanto di interessi, perché certi lavori profondi rimangono per sempre o molto a lungo. Vi faccio a questo punto l'esempio dell'anno scorso perché dopo il primo giorno, proprio dopo che facemmo l'attivazione del DNA della ricchezza, c'è stato un partecipante che si chiama Fabrizio. Praticamente subito dopo lo telefona la moglie che gli dice abbiamo vinto 500 € all'otto, oppure non ricordo a gratta e vince, una roba del genere. Comunque aveva vinto 500 € in quel momento e lui era completamente ignaro di tutto questo. Gli arriva la telefonata subito dopo e basta. Quindi già queste potrebbe sembrare una casualità e sappiamo bene che in realtà non lo è. Sempre un corsista nella stessa pausa, dopo che abbiamo fatto quel lavoro sul DNA, un altro corsista che si chiama Andrea, nostro corsista storico che insomma per un anno era arrivato, che stava messo maluccio, diciamo, era indebitato quando ci siamo conosciuti, adesso gestisce un'azienda che fattura centinaia di migliaia di euro all'anno e vive qui a Malta. Nella pausa successiva all'attivazione del DNA, gli arriva una telefonata con un incasso di 20.000 euro
che aspettava da talmente tanti mesi che non ci pensava proprio più. Ora, non vi voglio dire che se fate l'attivazione del DNA incassate 20.000 euro, però questa persona che aveva già predisposto, già rientrava in queste categorie di persone che vi ho detto prima, cioè persone che hanno già una predisposizione, diciamo, strutturale, già hanno una loro struttura che gli produce soldi, allora è molto facile che arrivino incassi di questo tipo. Ma per esempio anche, non è neanche proprio detto che ci sia bisogno, perché anche per esempio il caso dei 500 euro vinti all'otto veramente può capitare a chiunque, però neanche questa è una cosa promettibile. Nel senso, vi sto dicendo soltanto una case history perché è successo, è reale, è vero. Mi sono fatto anche fare le testimonianze scritte proprio per evitare ogni dubbio. Ma cioè, questo vi fa capire come se ci sta la predisposizione fisica, una volta che andiamo a lavorare dal punto di vista energetico e mentale, si spianano le strade, i soldi arrivano, ci sta poco da fare. Poi, per le altre categorie, quindi stavo dicendo per chi è indicato questo corso, se già hai una tua struttura finanziaria, allora non ci pensare proprio più di una volta, perché poi questa crescita che fai, diciamo, tra 3 mesi, poi nell'anno che viene è una cosa esponenziale. Quindi veramente se il pensiero è quello di rimandare all'anno successivo, per me è una follia, perché in un anno si possono fare veramente tantissime cose, troppe cose per poter perdere l'occasione. Comunque, vabbè, nel caso di un professionista, quindi per esempio avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, la situazione è un po' più complicata per via della natura del loro lavoro, no? Della professione. Dopo una simile trasformazione energetica potrebbero arrivare dei nuovi clienti o comunque si potrebbe agevolare la manifestazione di un desiderio. Quindi anche in questo caso io suggerisco ovviamente di partecipare, anche perché è sempre meglio vivere in armonia con la ricchezza e senza un quintale di pesi energetici inutili sul groppone. E poi, per esempio, ci sono anche gli impiegati. Noi abbiamo tanti corsisti che sono degli impiegati. Gli impiegati possono avere dei vantaggi dal fare delle simili trasformazioni. Tra i nostri studenti ce ne sono alcuni che, pur non avendo aumentato gli incassi perché lo stipendio è sempre quello, si stanno permettendo dei lussi che non avrebbero mai sospettato di poter vivere nella propria vita. Per esempio, lì a Bali c'erano un paio di studenti che erano impiegati e hanno fatto un'esperienza di lusso molto bella e molto formativa, che penso rimarrà come una perla nel loro cuore per sempre, anche quindi esperienze di lusso pur rimanendo impiegati, insomma. E poi comunque lavorare dal punto di vista mentale aiuta anche a fare il salto di pensiero dall'essere impiegati all'essere imprenditori, ma questo è un altro discorso, già ci facemmo una sessione nell'Energetic Club su questo, era il Master Leadership Energetica Finanziaria. Questo di godersi il lusso è un bel modo di vivere la ricchezza e la riprova poi del fatto che non c'è bisogno di milioni di euro per vivere esperienze di lusso. E inoltre questi nostri studenti, spinti da una nuova mentalità, si stanno preparando anche per fare il grande salto da dipendente a imprenditore, come vi dicevo, il che comunque si può fare soltanto quando ci sono dei grandi paradigmi che vengono cambiati interiormente. Quindi anche se sei un dipendente ti suggerisco caldamente di iscriverti subito all'appuntamento con la ricchezza vera, anche perché fino a lunedì veramente l'investimento è alla portata di tutti. Questo genere di persone io non credo che siano allineate con un corso del genere. Innanzitutto, vabbè, gli sfaccendati, cioè quelle persone che sono sempre alla ricerca del modo per guadagnare soldi facili oppure che cercano qualche sotterfugio per produrre denaro senza creare nulla di utile per la comunità. Generalmente queste sono quelle persone che poi promuovono quegli schemi Ponzi oppure quelli che vendono cose senza reale valore. Poi ci sono gli scettici a prescindere. E attenzione che non ho detto gli scettici, ho detto gli scettici a prescindere. Io personalmente sono una di quelle persone molto scettica e se non provo qualcosa sulla mia pelle difficilmente ci credo. Quindi provo molte cose prima di farmi una mia personale idea. Lo scettico a prescindere o a oltranza è invece quella persona che anche senza aver provato qualcosa la giudica avvalendosi del proprio pregiudizio, fondando tutto il pregiudizio su una specie di presunzione propria. Quindi non conosce qualcosa, non è informata, però la giudica. Se gli chiedi come mai la giudichi così, non ti sa neanche rispondere onestamente perché in effetti la giudica solo basandosi sul suo pregiudizio. Uno scettico a prescindere verrebbe al corso con la sicurezza di trovare conferme al suo pregiudizio e quindi sai cosa? Le troverà tutte perché non è che le cose siano oggettivamente come dice lui, ma semplicemente perché vivrà tutto l'evento come una conferma del suo pregiudizio. E quindi si tratta del famoso fenomeno della profezia autoavverante e ogni parola che ascolterà al corso dirà: hai visto? Hai visto? Era come dicevo. E quindi non ci sono speranze per queste persone.
E quindi io sconsiglio alle persone che sono scettiche, a prescindere, di pensare soltanto di venire a un corso del genere. Anche perché l'apertura mentale è molto importante per fare determinate trasformazioni. Poi un'altra categoria che forse sono i più sfortunati di tutti, che però io ritengo non adeguate per il corso, che sono i partner trascinati per i capelli. Generalmente nessuno che è costretto ad assistere a qualcosa riesce a godersela. Il partner trascinato a forza non è ben predisposto a vedere un'esperienza di 3 giorni che non capisce. È vero che ai nostri corsi è spesso capitato che anche i partner più ostili si sono piano piano appassionati. Però in questi casi suggeriamo sempre di lasciarli liberi di godersi il mare di Malta, che peraltro è sotto l'hotel, quindi magari mentre noi siamo in sala, loro si vanno a fare un bel bagnetto. Questa è la terza categoria di persone che io, diciamo, non vedo ben predisposte per il corso. Queste sono le uniche categorie che mi vengono in mente che probabilmente non se lo godrebbero l'evento. In tutti gli altri casi mi farei solo una domanda. Posso permettermi di non partecipare? Puoi veramente permetterti di rimandare la partecipazione a un futuro indeterminato? Se anche ripetessimo l'evento tra un anno, e lo faremo, hai idea di quanto puoi creare nella tua vita in un solo anno? Te la senti di passare un solo altro anno da creatore inconsapevole? Non sei stanco di creare cose che non vuoi? Io, per come sono fatto, non ci penserei più di un minuto, ma comprendo che comunque ognuno ha le sue situazioni, quindi hai la mia comprensione qualunque sia la tua scelta. Se non hai reali impedimenti e se hai già avuto delle sensazioni o dei segnali positivi, o se sei anche solo indeciso, ricordati che la ricchezza vera ti ha dato un appuntamento. Personalmente, questo è il mio suggerimento. Non voglio, diciamo, farvi neanche sentire nessun tipo di pressione. Fate le vostre scelte con serenità. Quello che posso fare dal lato mio è mettervi nelle condizioni migliori di poter scegliere serenamente se venire o no. Comunque, Sandro dice che ha paura del viaggio a Malta. Ma dove vivi, Sandro? Se sei in Italia, in meno di un'ora sei a Malta, meno di un'ora di aereo sei a Malta. Non c'è una regione che non porti a Malta. Anzi, probabilmente se facevo il corso a Napoli era più difficile da raggiungere, perché se dovevi prendere un treno da Milano a Napoli è più lungo e faticoso che prendere un aereo da Milano a Malta. E noi abbiamo una delle nostre corsiste più accanite che viene dalle Canarie facendo ogni volta 5 scali, 5 scale per arrivare a Malta. Non salta più un appuntamento. È venuta la prima volta, si è innamorata di noi, è venuta all'appuntamento alla ricchezza vera, all'allineamento alla missione dell'anima. Adesso sta frequentando la scuola di coaching energetico. Sta avendo dei risultati nella vita pazzeschi. Peraltro, proprio oggi ho fotografato una sua testimonianza perché mi ha scritto una cosa bellissima su Facebook. Ora ve la leggo. È un fuori programma, però ve la voglio leggere per dire quanto ci siano solo limiti nella nostra mente. Allora, mi ha scritto: è da un anno e mezzo che vi seguo e ho cominciato ad aprire gli occhi, cioè sono io la creatrice di tutto quello che mi succede. Ho ancora tantissima strada da fare, ma sono cambiate tante tante cose. Ho risposto su Facebook tutto questo. Cosa è migliorato concretamente? E lei mi ha risposto: il rapporto con le persone. C'è più rispetto, incontro persone meno negative e che si avvicinano di più al mio modo di pensare. Poi anche alcuni aspetti economici. E ho incontrato due coach fantastici, José Scafarelli e Anna Maria Ghine. E beh, lei su Facebook si chiama Margot, ma nella vita reale si chiama Sibilla, e forse la conoscerete al prossimo appuntamento quando venite. Ok, io vi dico soltanto una cosa, qualunque sia l'impedimento, mo che sia il viaggio lungo, partner, eccetera, eccetera, se voi veramente dentro di voi volete questo cambiamento, la realtà si cambierà. Se voi fate la decisione interiore di farlo, la realtà intorno prenderà una nuova forma e si adeguerà alla vostra decisione, se la decisione è forte. Questo è quello che penso. Noi al corso ti guidiamo a fare delle profonde trasformazioni mentali ed energetiche. L'ultimo giorno facciamo anche una grande manifestazione consapevole, come vi ho raccontato, e poi ricevi tutti gli strumenti necessari per rimanere sulla frequenza della ricchezza anche dopo il corso, perché riceverai del materiale molto importante, che non viene pubblicizzato, del materiale segretissimo. Questi lavori che facciamo, queste trasformazioni, automaticamente migliorano la vita per sempre perché certe trasformazioni energetiche rimangono per sempre. La generazione di denaro o di ricchezza rimane sempre subordinata al tuo allineare la terza gamba, il piano fisico. Ossia, se non hai un'occupazione, non ti adoperi per trovare una fonte di denaro che potenzialmente può farti raggiungere il tuo sogno, allora lì nessuno può farci niente. Chiariamo un concetto.
sia adesso, ossia prima del corso, sia durante il corso e sia dopo il corso, il potere di creare la tua vita ce l'hai tu e soltanto tu. Non ce l'ho io, non ce l'ha Anna Maria, non ce l'ha il corso, ce l'hai solo tu. Neanche lo sciamano che viene a fare i rituali. Questa può sembrare una cosa spaventosa per chi non l'ha mai sentita, ma è l'unica via per riprenderci completamente il nostro potere personale. Sì, è comodo fare le vittime, è comodo lamentarci degli altri, del capo, del partner, dei figli, dei genitori, di prendercela con Dio, di prendercela con la vita. È comodo, ma è la cosa più depotenziante che possiamo fare. Ci facciamo veramente del male da soli in questo modo. È la strada per la ricchezza e lastricata di responsabilità. Anzi, direi, la strada per la ricchezza vera è lastricata di responsabilità. Essere responsabili significa dirsi sempre: sono io che ho creato tutto questo e ora creo qualcosa di diverso se non mi è piaciuto questo. È chiaro per tutti questo concetto fondamentale? Siamo così sicuri che ti piacerà un sacco, che vivrai positivamente tutte quante le trasformazioni, che abbiamo deciso di capovolgere completamente ogni rischio. Se alla fine del primo giorno, ossia dopo aver fatto l'esperienza della riattivazione del DNA multidimensionale della ricchezza, decidi che per qualsiasi ragione il corso non ti piace, non fa per te, o ti sei pentito per qualche altra ragione e non vuoi proseguire, allora ti rimborsiamo al 100% tutto quello che hai versato per l'iscrizione. Quindi ci prendiamo noi tutto quanto il rischio. Quindi non hai nessuna possibilità di venire e di rimanere deluso. Ti rimborsiamo al 100% tutta la somma. E ora quindi è il tuo turno di decidere. Se dici di sì e vieni a sperimentare di persona che il nostro sistema funziona, non rischi niente finché il primo giorno del seminario non è finito e poi dopo confermi che il pagamento solo se te ne sei innamorato. Quindi è una prova che fai senza aver niente da perdere. Io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto. La riprogrammazione energetica del punto zero di Anna Maria ci servirà proprio per aprirci a quei concetti che abbiamo detto prima sui tre pilastri della ricchezza. Ciao a tutti, come state? Cosa avete imparato di bello da tutto quello che ha detto Giuseppe fino adesso? Cosa avete imparato di bello per voi, per la vostra vita? Cosa vi è rimasto impresso dentro di voi? Che cosa vi ha fatto riflettere? Che siamo artefici della nostra vita? Sì. È così, diciamo che a livello teorico tanti di noi sappiamo tante cose, a livello pratico è un po' difficile diventare artefici della nostra vita, nonché possibile, e c'è da fare, c'è da impegnarsi tanto ed essere molto disciplinati, di non aver paura che si può migliorare la sua storia personale. Bene, qual è la credenza potenziante che avete tratto dal suo discorso, dal suo insegnamento? Diciamo una credenza potenziante che voi vorreste avere dentro di voi. Perché ora possiamo iniziare la riprogrammazione ed è importante approfittare, tra virgolette, di questa occasione e mettere nel profondo questa bella credenza in modo tale che si possa poi materializzare. Ok, scegliete una credenza potenziante che avete estratto da tutto l'insegnamento di Giuseppe e durante la riprogrammazione permettete a voi stessi di memorizzarla nel profondo, d'accordo? Non c'è la bacchetta magica al vostro esterno, la bacchetta magica è al vostro interno e ciò che noi facciamo è attivarla, insegnarvi a gestirla, a usarla nella vita di tutti i giorni per diventare l'artefice del vostro destino finanziario. Ok, è importante che comprendiate che noi vi guidiamo, vi aiutiamo e che il potere rimane dentro di voi. Vi aiutiamo a stimolare questo potere, ad attivarlo per poi raggiungere ciò che desiderate, vivere ciò che desiderate. Ha parlato anche dell'allineamento spirito-mente-materia, che è fondamentale, i tre pilastri della ricchezza, che una volta fatto questo allineamento si può diventare creatori consapevoli.
e quindi generare ricchezza. Se questo allineamento non c'è, non è possibile generare ricchezza. O si può generare attraverso l'ego, sì, dipende in che modo vuoi vivere, no? Allora, nei tre video dell'appuntamento con la ricchezza vera, che sicuramente avete già visto, parliamo dell'umiltà, no? Quindi cosa vuol dire? Il permettere a noi stessi nel non sapere tutto, di non sapere tutto. Perché tante persone pensano di sapere tutto, ma in realtà poi, se vai a vedere, non vivono i risultati che loro vorrebbero vivere. Perché sono loro stessi ad autobloccarsi, ma non lo riconoscono. Quindi parliamo dell'umiltà proprio per questa ragione, per vedere se nella vita di tutti i giorni che loro vivono, quella vita è allineata a ciò che desiderano o no. Ok? Quindi ci vuole un po' di umiltà per permettere il miglioramento, per permettere il cambiamento positivo, per permettere a se stessi di non soffrire più. No, perché ci sono anche delle persone che, come dicevo prima, pensano di sapere tutto, quindi sono presuntuose, possono fare anche tanti soldi senza necessariamente la formazione, ma poi cosa succede? Arriva il fallimento, arriva una malattia, quindi arriva la sofferenza. Allora l'anima lo spinge ad evolvere in qualche modo, quindi se non sente i messaggi, non legge i segnali che arrivano dall'anima, dal divino, dalla sua parte più profonda, piena d'amore, e continua ad andare dritto senza sentire sinistra e destra, allora sì, in quel momento abbiamo visto tantissimi casi, arriva qualcosa di brutto proprio per risvegliare, per dire ci sono altre cose, non sai tutto, ci sono altre cose che puoi apprendere. Bisogna ritornare nell'umiltà e nell'amore di se stessi. Lo sapete, no? Albert Einstein dice che se tu ti sintonizzi sulla frequenza di ciò che desideri, non puoi fare a meno di raggiungerlo. Ok? Quindi è importante l'energia, è importante la frequenza su quale tu vivi. E dice, non è una filosofia, questa è fisica. È l'energia che fa tutto e che è alla base di tutto. Ok? Il nostro respiro è invisibile ed energia, e senza il nostro respiro non possiamo vivere. Quindi una volta che si è sintonizzati alla frequenza dei propri desideri, allora si può attirare con la legge di attrazione, no? Chiamiamola così per dare una spiegazione, diciamo, scientifica, si può attirare veramente il risultato che si vuole. Cosa facciamo tra pochissimo? Vi guido una riprogrammazione energetica del punto zero, in cui vado in uno stato delta, una frequenza delta nel nostro cervello, vi guido in un profondo rilassamento che permette di non avere più le barriere razionali e di permettere l'inserimento di queste credenze potenzianti vostre che potete scegliere. Ecco perché la domanda di prima. Quindi vi aiuto a inserire queste frequenze, a fare una bella pulizia e per avvicinarvi sempre di più alla vita che desiderate, quindi avere i soldi che desiderate e sentirvi ricchi dentro per permettere poi anche la ricchezza fuori di arrivare nella vostra vita. Ovviamente dopo la riprogrammazione ci sono altri passi da fare, quindi non è che accade il miracolo, non c'è la bacchetta magica, e quindi in quel modo si può fare passo dopo passo e arrivare a ciò che si desidera. Allora, all'appuntamento con la ricchezza vera, nel primo giorno parliamo del DNA della ricchezza. Che cosa vuol dire? È una frequenza, è un'energia molto alta perché è una frequenza del divino. Ok, noi ci facciamo aiutare dai nostri maestri divini, dai nostri maestri spirituali, e quindi chiediamo loro di emettere quelle energie speciali e aiutare voi a mettere su quelle frequenze e a entrare in contatto con quelle informazioni e far sì che siete sempre più vicini a ciò che desiderate. Quindi attiviamo il DNA della ricchezza attraverso i maestri, le nostre guide divine. Il giorno dopo andiamo a riprogrammare i programmi inconsci, ovviamente quelli che non si conoscono e quelli che bloccano la ricchezza o raggiungere i risultati che desiderate.
Il terzo giorno invece vi guido ad essere in contatto con questa fonte della ricchezza, che noi chiamiamo ricchezza, ma in realtà si parla sempre di spiritualità, perché tutto è energia e tutto è amore, ma che la spiritualità, la vera spiritualità è amore. Quando non c'è amore, non c'è spiritualità, è soltanto una spiritualità mentale dell'ego, lo chiamiamo ego spirituale. Quindi ecco, noi nel terzo giorno andiamo a metterci su questa frequenza, a connetterci con altre parole e riempirci di amore, entrare in connessione con questo amore divino, con questa fonte di amore che abbiamo dentro di noi e che questa fonte ci permette poi di materializzare ciò che desideriamo. Bene, siamo pronti per la riprogrammazione? Ok, avete scelto la credenza potenziante da inserire durante la riprogrammazione. Senza credo, diciamo, mi permetto, è possibile per me allinearmi al piano fisico e materiale, ma anche energetico-psicologico, di questo che abbiamo parlato fino adesso. Benissimo, benissimo. Se siamo pronti, possiamo iniziare. Fai un respiro profondo e chiudi gli occhi. Fai un altro respiro più lento. Un altro respiro ancora più lento. E permettiti questo rilassamento. Puoi anche ripetere mentalmente, mentre continui a respirare lentamente, mi permetto questo rilassamento. Benissimo, ora inspira lentamente luce, inspira luce bianca, riempi tutto il tuo corpo ed espira per bocca grigiore, stress, negatività. Inspira luce bianca, riempi tutto il tuo corpo di luce bianca ed espira grigiore, respiro, inspira la luce bianca, riempi la tua mente, il tuo corpo di questa luce bianca. Espira stress e negatività. Molto bene, ora facciamo insieme l'esercizio della pallina che possiamo dissolvere con la luce bianca. Quindi immagina di avere davanti a te una palla di energia negativa, stress, fretta, stanchezza, qualsiasi sensazione puoi avere, sentire o vissuto oggi. Crea questa palla di negatività che diventa sempre più piccola, si rimpicciolisce. Mette tutto dentro questa pallina, tutti i pensieri negativi, emozioni negative, parole negative che hai detto o che hai sentito.
I sensi di colpa, qualsiasi negatività, metterla in questa pallina che diventa sempre più piccola. E dal tuo terzo occhio, quindi in mezzo alla fronte, visualizza un raggio di luce bianca dorata che esce, che va nella pallina e che dissolve questa negatività. Stai rilassato e permette alla luce bianca dorata di uscire e di riempire questa pallina piccola e dissolverla. Molto bene. Osserva la sensazione che hai di leggerezza, di libertà, di essere al sicuro. E ora comandiamo tutte le credenze limitanti, depotenzianti, che ti impediscono di essere allineato energeticamente, psicologicamente, materialmente, ti impediscono di raggiungere il tuo obiettivo, ciò che desideri nella tua vita. Comandiamo tutte queste informazioni, memorie, ricordi, patti e contratti d'anima, che ti impediscono di essere allineato ai tre livelli, di raggiungere ciò che desideri. E in tutti i tempi e tutte le dimensioni, comandiamo che ora, in questo momento, vanno tutte adesso al punto zero. Lascia andare tutte le credenze che conosci e non conosci, la spirale di luce sotto i tuoi piedi. Tutto ciò che ti impedisce ad essere allineato spiritualmente, mentalmente, finanziariamente, lascia andare nella luce che dissolve queste informazioni depotenzianti. Stai andando benissimo, stai ancora più rilassato. Ripeti dentro di te: permetto e scelgo e tutte queste credenze depotenzianti vanno nella spirale di luce e si sciolgono completamente nella luce. E sono libero di essere
allineato spiritualmente, psicologicamente, finanziariamente alla mia vita, a ciò che desidero vivere. Respira. Mi permetto di essere allineato, so come ci si sente essere allineato, riconosco, vedo, sento e vivo l'allineamento. Adesso respira. Ora inspira l'energia di luce dalla spirale. Ricaricati di amore e di positività. Di pace. Permettiti di sentire e memorizzare allo stesso tempo la credenza potenziante che hai scelto prima. Inspirala. Senti l'energia che entra nel tuo primo chakra. Purifica qualsiasi energia negativa, rimane solo luce. Fa la stessa cosa col secondo chakra. Inspira. Nel terzo chakra. Inspira. Il quarto chakra. Inspira. Il quinto chakra. Inspira la luce. Il sesto chakra. Inspira la luce. Il settimo chakra. Inspira la luce. E tutta questa luce ti riempie di quella credenza potenziante che si espande in ogni cellula del tuo corpo. E ora ripeti, io permetto a questa credenza di materializzarsi nella mia vita con esperienze piacevoli e positive. Per il mio massimo bene. Gioia, salute, amore ed abbondanza economica. E mi ricordo che volere è potere. Fai un altro respiro profondo. Puoi abbracciarti. E anche ringraziare a te stesso per esserti messo al primo posto, qui e ora. Respira.
Dì a te stesso una cosa bella. Fai un altro respiro profondo e apri gli occhi. Come stai? Bentornato, bentornata. Come ti senti? Sereno e luminosa, bene. Rispetto a quando avete iniziato la sessione, questo webinar, come ti senti? Qual è la differenza? Più libera? Leggerezza, leggera, più serena? Ok, questo è soltanto un antipastino. È come andare in un ristorante buonissimo, di altissima qualità, avere tantissima fame e ricevere un primo antipasto piccolo che ti piace tanto. E così è questa riprogrammazione in cui ti ho guidato stasera. E insomma, all'appuntamento con la ricchezza vera ci saranno tante riprogrammazioni e tanti rilasci emotivi, tante ricariche energetiche e tanti allineamenti e tante attivazioni. Quindi una nuova energia potrà fluire nella vostra vita dentro di voi che poi voi potete materializzare. Si parte tutto dall'energia e poi si materializza. Io per adesso vi ringrazio. Ci vediamo ad aprile, ci divertiamo, abbiamo tante cose da fare insieme, ma veramente tante e molto belle. Ora passo di nuovo la linea a José e rimaniamo tutti qua, tutti e due qua insieme a rispondere alle vostre domande. Grazie e tanta luce. Passo la linea a José. Mamma mia, quanta luce, quanta luce! Io scusate, mi sono ancora tutto scioccato dalla riprogrammazione, perché comunque siamo sempre stati molto molto profondi e chiaramente sono molto sensibile a queste cose. Allora, voi vi state riprendendo oppure siete anche voi come me in uno stato di beatitudine? Allora ragazzi, io intanto sinceramente farei un grazie di cuore ad Anna Maria per questa bellissima riprogrammazione energetica, l'ha ridotta un antipasto, ma secondo me era un primo, secondo contorno e frutta veramente ottimo. E io vogliamo farglielo un abbraccio virtuale, un applauso virtuale. Scriveteglielo un clap, 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 che se l'è meritato. Se l'è meritato o no, un applauso. Sì, grandissima, bella, bella, bella questa riprogrammazione. Chissà se riceverete anche la registrazione di questa sessione. Magari la potete pure ascoltare. Allora, ragazzi, volendoci riprendere un pochino da questa situazione, io sono a vostra disposizione. Se ci sono domande sui contenuti di cui abbiamo parlato, cioè i tre pilastri della ricchezza, oppure se ci sono domande sull'appuntamento con la ricchezza vera, oppure domande sulla riprogrammazione che avete fatto con Anna Maria, io sono a vostra disposizione per tutto il tempo che volete voi, nel senso.
10 minuti, 5 minuti, 20 minuti, mezz'ora, quanto serve, tanto sto qua. Se vi siete segnati qualche domanda prima e la volete scrivere adesso, io vi rispondo molto ben volentieri. Vi do qualche secondo, il tempo che bevo l'acqua e vedo se ci sono domande, andiamo avanti, altrimenti poi ci possiamo anche salutare perché direi che ci abbiamo messo 2 ore, ma siamo riusciti a condividere tante tante cose belle stasera, siete d'accordo? Benissimo, vi ringrazio. Beh, vedo che non ci sono domande, quindi se non ci sono domande possiamo anche chiudere qui la sessione. Se volete che vi dico qualcosa, qualche approfondimento, qualche dubbio, qualcosa. Ok, Mario vuol risolvere il rapporto con sua moglie, che mi succhia tutto il denaro. Interessantissimo. Interessantissima dinamica. Guarda, Mario, ti dico, la moglie, tua moglie rappresenta il tuo lato femminile. Lei ti sta facendo specchio del fatto che una parte di te prende energia dall'altra, evidentemente senza dare nulla in cambio, altrimenti non la vivresti come, non diresti succhia il denaro, ma mi avresti scritto ricevi amorevolmente il mio denaro che condivido con lei. Però da come me l'hai scritto deduco che non la prendi proprio di buon grado questa storia. Comunque devi lavorare sul tuo lato femminile e su questa e su qualcosa che ha a che fare anche col denaro, ma credo che la cosa migliore sia comunque fare del coaching. Fai così, se non sei già iscritto, iscriviti alla versione Gold dell'Energetic Club. Ogni mese c'è una sessione, ti puoi far aiutare a lavorare su una dinamica diversa, su una tematica diversa come questa qui ogni mese, e questa qui magari, poiché c'è implicato il maschile e il femminile, sono sempre dinamiche molto molto profonde, quindi magari c'è bisogno di un pochino più tempo, però non è neanche detto, quindi potresti risolvere in questo modo. La dinamica te l'ho detta qual è, ha a che fare con il tuo femminile e con il riequilibrare il tuo maschile e il tuo femminile, però poi chiaramente bisognerebbe conoscere molti più dettagli e quindi è bene che ti confronti con un coach professionista, come Anna Maria, per esempio. Poi Sabrina deve sbloccare i chakra. Ah, sbloccare i chakra mi sembra una cosa difficile, è questione di uno squilibrio di energie. Come riuscire a riequilibrare energie? Già prima con la riprogrammazione che hai fatto adesso si sono riequilibrate molto le energie. Poi ci sono tante pratiche che puoi fare per riequilibrare le energie, per esempio anche dei massaggi ayurvedici, dell'agopuntura. Ma comunque le riprogrammazioni ti riequilibrano molto perché la prima parte iniziale è una pulizia energetica e tutto ciò che ostruisce un chakra viene pulito. E poi, prima, proprio in questa specifica riprogrammazione, ci ha fatto fare a un certo punto c'è stata un'energia di luce che è salita per tutta quanta la colonna vertebrale, partendo dal primo chakra a salire fino al settimo. Quella è una forma di equilibrio. Quindi riascoltarti questa riprogrammazione già ti può essere molto utile. Io sono sempre più indebitato e col mal di schiena, appunto. Ah, vabbè, perfetto. Per quanto riguarda i debiti, ci sono 2 sessioni del Master in Leadership Energetica Finanziaria, che sono fuori dalla spirale del debito madre e fuori dalla spirale del debito padre, che guarda caso sono proprio lavori sull'energia maschile e femminile. Ti spiego molto rapidamente, però poi dopo usciamo dai temi, cioè, diciamo, queste sono domande personali che state facendo, non sono proprio attinentissime a quello che abbiamo detto. Comunque, molto spesso il debito noi lo contraiamo in realtà per delle esigenze inconsce che sono completamente diverse dal denaro. Il debito dipende da con chi lo contrai. Normalmente lo si contrae con le finanziarie, con le banche, con istituti, eccetera.
Queste entità sono in realtà per il nostro inconscio rappresentative di un'energia di autorità. L'autorità nel nostro inconscio è il padre, quindi il tuo rapporto con tuo padre influenza il tuo rapporto con i debiti. Se tu vuoi mantenere un legame con tuo padre, senti la mancanza di un legame con tuo padre, lo vuoi tenere più forte, allora, per esempio perché c'è stato un rapporto conflittuale a volte, no? O magari per qualche ragione lo si tiene lontano il padre fisico, allora per compensare questa cosa molto spesso si contraggono dei debiti anche per una vita intera. E questo è l'aspetto maschile. Poi c'è tutto l'aspetto femminile. Ti invito ad ascoltare quelle sessioni del master, oppure anche in questo caso fare dei coaching energetici è la cosa migliore. In entrambi i casi, sia tu che Mario, sicuramente vi farebbe bene anche partecipare all'appuntamento con la ricchezza vera, però non risolvete proprio le tematiche specifiche di cui mi state parlando. Per quelle ci vuole più una o più sessioni. Anzi, viste le dinamiche toste, direi sicuramente più di una sessione con l'Energetic Lab Gold. Io vi suggerisco di iscrivervi al sito dell'Energetic Club, cioè andate a energeticlab.com e poi appena aprono le iscrizioni venite notificati se vi iscrivete lì. Poi, vuoi parlare? Ah, ok, allora passo un attimo la parola ad Anna Maria che vuole dire qualcosa. Allora, volevo dire che in realtà lo squilibrio, diciamo, energetico deriva principalmente da credenze, no? Di vario tipo, credenze che ovviamente non si conoscono. E noi il secondo giorno, l'appuntamento con la ricchezza vera, lavoriamo su tantissime centinaia di programmi limitanti e depotenzianti. E una volta che si riprogramma dentro, si possono vedere i risultati anche fuori. Quindi magari la moglie che chiede tanto denaro ha a che vedere con delle credenze sul denaro inerente a se stesso, che ovviamente adesso magari non sai quali siano, ma nel secondo giorno dell'appuntamento con la ricchezza vera lo potrai scoprire perché ti guidiamo a tirar fuori tutte le credenze sul denaro. Ok? Una volta riprogrammate le credenze, poi anche il rapporto fuori potrà cambiare. Non possiamo dire in che modo, lo vedrai tu solo, ma ciò che possiamo dire è che cambiando una giornata, diciamo una giornata di riprogrammazione specifiche sulle credenze depotenzianti, può aiutare tantissimo sia Mario che Sabrina, perché parte tutto da una credenza, da un'energia. Quindi in realtà il cambio di credenze è davvero molto potente. Ok? Quindi può essere d'aiuto anche la spirale del debito, sia madre che padre, assolutamente. E la giornata intera e intensa di cambio credenze è molto molto potente. Poi, siccome il terzo giorno noi facciamo la connessione alla fonte infinita di ricchezza, che vuol dire la fonte infinita di amore, quello assolutamente andrà a sciogliere tutte le negatività che ci possono essere in vari chakra, okay, o in vari, diciamo, corpi fisici e astrali che noi abbiamo, e quindi materializzare allo stesso tempo cose piacevoli. Quindi anche i miglioramenti delle relazioni, come ha scritto anche la nostra corsista prima che Giuseppe ha letto, quindi anche un miglioramento nelle relazioni, anche con i soldi, a 360 gradi. Ne ripasso la parola a Giuseppe. Prova, ok. Ero convinta di non amare abbastanza mia madre perché non ho mai ricevuto da lei l'amore di madre, invece ho scoperto che in qualche modo incolpavo mio padre per non avermi protetto da lei. Guarda, Tiziana, ti dico, è normale, il problema non è che sono i nostri genitori che non ci amano o ci amano, il problema è sempre, come noi interpretiamo i loro comportamenti perché molto spesso non combaciano, non è che non veniamo amati dai nostri genitori, ma non combaciano il loro modo di esprimere l'amore con il nostro modo di interpretare l'amore. Quindi
Quindi bisogna sempre comprendere questo, anche quando si fanno del lavoro spirituale, molto spesso si viene portati a credere, ah, guarda un po', i miei genitori sono stati delle carogne perché mi hanno trattato male, mi hanno picchiato, mi hanno fatto e mi hanno detto. In realtà, inconsciamente, se si va a vedere, i nostri genitori hanno sempre inconsapevolmente fatto il meglio che potevano con i mezzi che avevano a disposizione. Quindi se noi riusciamo a comprendere questo, cioè che loro nella loro inconsapevolezza hanno comunque dato il massimo per noi e ci hanno manifestato l'amore nel miglior modo che loro potevano manifestare, e allora se comprendiamo questo, se comprendiamo che anche loro hanno avuto un background con dei genitori probabilmente ancora più duri con loro di come non sono stati loro con noi, allora diventa molto più facile perdonarli. Ma se li guardiamo sempre con il bambino interiore ferito, come noi siamo le loro vittime, che loro sono stati cattivi e noi siamo stati buoni perché noi volevamo solo amore e loro invece sono stati dei gran cattivoni, allora anche se ci prendiamo in giro e ci raccontiamo che li abbiamo perdonati, non li perdoneremo mai. Diciamo che alla fine il perdono vero e proprio avviene alla fine di un processo, diciamo, spirituale, di lavoro su se stesso. Quindi quasi tutti hanno, diciamo, qualche problemuccio col papà e la mamma, anche perché qualunque problema nella vita deriva, quasi tutti i problemi nella vita derivano un pochino da questo squilibrio, perché i genitori nostri sono uno degli specchi del nostro rapporto tra la nostra energia maschile e femminile. Quindi, ok, Mario, ti sei iscritto, bravissimo. Allora ci vediamo all'appuntamento con la ricchezza vera. Quando ti sei iscritto? Se ti sei iscritto adesso, mandami un'email in cui scegli la tua sessione del Master Leadership Energetica Finanziaria. Va bene, come vedete per molti di voi ci saranno state delle novità, no? Tra le cose che ci siamo detti, qualche cosa magari a cui non avevate pensato. In realtà noi abbiamo studiato tanto in questo settore perché, diciamo, è diventata la nostra specializzazione negli anni, soprattutto in quei 3 anni che abbiamo fatto il Master in Leadership Energetica Finanziaria e poi il Master Avanzato, diciamo che abbiamo approfondito tanto gli studi e poi ci siamo lavorati tantissime energie. Quindi c'è tanto, al di là di quello che noi possiamo immaginare riguardo il nostro rapporto con il denaro. E direi che se non avete mai fatto lavori su voi stessi specifici riguardo il denaro, il primo passo ideale, se veramente siete intenzionati a guarire il vostro rapporto con il denaro, e venire e mettere da parte assolutamente qualunque scusa o qualunque cosa vi possa po potete pensare che vi impedisca di venire all'appuntamento con la ricchezza vera e venirci, perché veramente il quantitativo di trasformazioni che riusciamo a fare in soli 3 giorni sono veramente una cosa talmente grande e spropositata che non si può immaginare, non si può credere che si facciano solo in 3 giorni. Quindi vi invito caldamente a farlo anche per gli altri che hanno già partecipato. Voi già sapete più o meno qual è il programma e cosa andiamo a fare. Io vi ricordo che è veramente una bella occasione, si fa una bella lavata di credenze, una bella pulizia energetica, di tantissimi aspetti. Insomma, ricordatevi che gli effetti, cioè voi l'impegno lo prendete, il fastidio di prendere l'aereo, di venire fino a qua, ve lo prendete per 3 giorni, che peraltro poi è anche una bella vacanza perché qui c'è un bel clima. Ma gli effetti rimangono per sempre. Cioè, immaginate l'anno prossimo, a partire da aprile all'aprile successivo, quanto può essere trasformata la vostra vita quando voi cambiate dentro così tanto. Forse non ci si riesce neanche a immaginare, come se proprio si prendesse un binario diverso, tra i vari futuri possibili paralleli. Si prende un binario diverso e si va completamente in un altro futuro rispetto a quello in cui si andrebbe senza fare un'esperienza del genere. Va bene, direi che possiamo chiudere qui la sessione. Siamo stati addirittura 2 ore, doveva essere di un'ora, vabbè, però poi lo sapevo, al momento in cui facciamo anche la riprogrammazione delle domande si arrivava a 2 ore.
Io comunque vi ringrazio tantissimo per tutte queste domande, per averci dato la possibilità di darvi tante risposte, di chiarire, di fare tanti chiarimenti. Io vi ringrazio tanto per essere stati presenti, vi esorto ancora a venire all'appuntamento con la ricchezza vera perché veramente è un'esperienza che vi cambierà. E nulla, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato, per aver ascoltato Anna Maria e ci vediamo prossimamente via email. Io vi ringrazio, vi saluto e vi esorto a manifestare la vostra ricchezza interiore con rispetto, amore e gratitudine. Un abbraccio a tutti, grazie.